siamo qui con Matteo Venturini, Canapa delle Marche, lo vediamo con un'infiorescenza fritta, giusto? Sì. Com'è questa infiorescenza? Un nuovo modo di gustare una semplice infiorescenza fritta, perché con pastella è buono tutto e effettivamente è buono anche il fiore di canapa. Piazza Mondavio, Fiera della Canapa, qui con noi Sara Samuel, cucinando su ruote. La cosa ci ha incuriosito. Bene. Ce la spiega? Certo. Cucinando su ruote è un progetto che nasce nel 2013. Il mio desiderio era ed è quello di portare la cucina vegana senza soia, senza scimmiottare prodotti onnivori, ma con l'utilizzo della canapa. E dal 2013 siamo a spasso per l'Italia raccontando di cucina vegana e di canapa. Quindi se dal 2013 sta funzionando. Sì, è molto faticoso, io ho una grande passione, quindi deve funzionare, quindi eccoci, siamo ancora qui. La sappiamo impegnatissima, l'abbiamo tolta dal suo lavoro, ringraziamo Sara. Grazie a voi e venite a mangiare. Buonasera, sempre Piazza Mondavio per la Fiera della Canapa, qui con noi il sindaco di Mondavio, Mirko Zenobi. Come mai una fiera così particolare col patrocinio del comune? Ma innanzitutto è un evento che è il secondo anno che viene proposto a Mondavio e viene promosso dall'Associazione Canapa delle Marche, di cui noi abbiamo una rappresentanza qui a San Michele, Venturini Matteo, e nasce sicuramente come un evento socializzazione, una festa, poi sarà uno spettacolo musicale, ma in realtà anche con una finalità più culturale. Sia a programma ci sono sia nella giornata di questa sera che di domani delle conferenze interessanti che cercano di approfondire un po' tutti i vari usi di questa pianta e quindi soprattutto anche da un punto di vista alimentare, cioè le associazioni che abbiamo a livello territoriale che utilizzano canapa ne fanno un uso principale alimentare. Ringraziamo il sindaco, sappiamo impegnatissimo in questa Fiera della Canapa, grazie sindaco. Grazie a voi e buona serata.